Ciao. Telefonate con il telefonino di Italia. Oggi con l'impresa semplice di Telecom Italia, il braccio destro ti fa per me consigliere più un valore dove. Però non è poi un pochettino di voce. Vogliono che le due squadre vadano perché sono una città. Non ho capito questo. Una verità c'è, che stiamo andando a picco, un disastro, in maniera anche inspiegabile, onestamente, per cui magari gli spieghi si possono anche capire. Ma voi siete riusciti a riconfermare del nere, è una puntata speciale. Però dai, però l'altro giorno c'era un'intervista con i giocatori, con Marchisi e così, che dicevano che il problema è psicologico, che loro sono bloccati, non è colpa dell'allenatore. Secondo me, che cazzo ti deve sbloccare se non ti sblocca l'allenatore, scusa? Io non lo dico, questa sera alle 23:30 è che lui fa il capetto nella difesa, però non ha lo spessore, non c'è spessore, è un po' confusionario, non lo so, guarda, per diventare il ninja, il ninja di eroe morto, direttore generale, un po' sereno. Sei juventino tu? Molto più. Hai smesso di seguire il calcio ultimamente? Dall'estate del 2000 poco sereno. Da quella volta in cui l'abbiamo visto buttarsi giù dal furgone urlando, che bruttezza, in Giappone anche. Anche quella roba che aveva fatto il ninja, c'era un Roma Juventus, ma è andato a vedere la partita, perché eravamo a Roma, a San Lorenzo, tipo in un pub di romanzi. E dice che come era prima? Prima ha segnato la Roma. No, prima ha segnato la Juve e lui è stato zitto. E si è ingiallito. Il problema è stato che poi ha pareggiato la Roma e lui non è esultato. E ti ha scappato lo stesso. La telefonata sembrava di guardare una puntata di 24 con Jack Bauer. Sto arrivando! Sono così tolleranti calcisticamente a Roma. Che hanno preso benissimo. Me la sono sentita di esultare al gol della Roma. Max non frega niente invece di calcio. Non sono tendenzialmente juventino. Come ci allochiamo? Allora, tre lì e come qui. Scegliete voi chi. Noi due stiamo qua. Io e Nicola. Io ho appoggiato la maglia lì. Sì, sì. Io ne ho un qua. Partiamo da un altro, dai. A che anno risale la fondazione della band? 96. Quindi 6 dischi in 15 anni. Primo demo del maggio 96 su cassetta 5 pezzi e il numero di telefono di casa di Samuel. Che poi è stato maldestramente ricopiato nella biografia, proprio è stato stampato proprio la copertina del demo. Il la numero biografia era quella, non fa sempre. Erano ancora lì, tra l'altro il telefonatino. Qui vicini. Eccoci qua. E anche voi, vicini possibili. E quella camera lì però non ha scampo. Vabbè, rinunciamo a quella, tanto riprende con quella. Io me ne preoccupo, muore povero. Quella camera lì muore. Dobbiamo fare uno studio più grande. Sì, hai visto? Sì. Bomba. Insomma. Cazzo, Samu, sei venuto benissimo lì. Guardi, che volo. Sai come si chiama quel pesce almeno tu? Razza? No. Era una manta. Manta. Una manta. Ma che differenza c'è tra la razza? Che la manta non fa niente. La razza ti punge da sola, ti ammazza. Però in brodino è veramente manta buona. Manta addirittura ti portano. Andiamo, you can dive with the manta. Sì. E ti portano in mezzo al mare, solo che la manta è grande come questo tavolo.
Quindi tu, cazzo, buttarti da una barca e entrare in mare. Ma tu l'hai vista la faccia di una manta da sotto? No, cioè, la scena, sì. L'ho vista da sopra, che sembra che abbia la bocca e gli occhi. E sei in mezzo al mare quando ti portano e ti portano e ti dicono buttati, c'è un robo nero grande come questo. Andiamo. E fai la domanda classica, why? Stavo mettendo gli occhiali invece che le cuffie, questa come sono rincoglionito. Che domanda, io dove sarò? Alle 11:30 Radio DJ, buongiorno Samu. Buongiorno, buongiorno. Ciao Max, benvenuto. Buongiorno. A completo questa mattina, quindi Vincio, Nige e Busta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Loro sono sempre un po' in disparte, non si fanno vedere molto spesso. Questa mattina tutti e cinque al completo. I miei amici per... Ma perché l'8 marzo? Perché è carnevale? Perché è la festa delle donne. Quindi siamo venuti io e lui. Eppure sono gli unici due barbudos del gruppo. Okay. Perché nella festa delle donne abbiamo cercato anche di utilizzare i più belli del gruppo. Fare un po' di pubblicità. Alla barba, perché mancando i capelli devi farti Da qualche parte compensazione. Certo. Come mai l'uscita l'8 marzo? È una data casuale o a quel punto già che c'eravate avete scelto questa coincidenza? No. Nicola in apertura questa mattina sottolineava il fatto che il vostro pubblico abbia una forte componente femminile. No, veramente, no. Cioè io dico che c'è una vagonata di l'offesa, in generale c'è molta... Cosa che peraltro a noi dà molto fastidio. Sì, Io non me ne sono mai accorto di questi anni. Certo, certo. E, no, volevo dire, noi in realtà abbiamo una nostra Nicoletta, che è nostra pregevole collaboratrice e grande amica, nostra mamma manager, chiamavamo una volta, e anche la nostra astrologa. Quindi tendenzialmente nell'uscita dei dischi, compatibilmente con quindi quello è... Quindi è vera questa leggenda che voi avete l'astrologa? Che... Non è leggenda. Non è leggenda, è la verità. E cosa le chiedete, Max? Tipo? Tipo quando è il compleanno di Samuel, che era ieri, le dice fammi un po' vedere, vedo, prevedo, stravedo, facciamo uscire il disco il giorno del compleanno di Samuel. Esatto. Quindi alla fine niente carnevale, niente 8 marzo, semplicemente era la tua festa. Insomma, io volevo dirlo, però era per omaggio, però in effetti i miei ragazzi... Ma infatti ha cantato come non mai in questo disco, per regalo... espresso da cantanti in casa. Ho letto un sacco di interviste con voi un po' su tutti i giornali, chiaramente la pubblicazione di un vostro disco, a parte che accade ogni 3 anni, quindi insomma c'è tempo anche per caricarsi di curiosità. Ce la prendiamo vagamente comodo. Esatto. La cosa che mi ha colpito è il fatto che foste completamente in disaccordo su che tipo di disco fare, almeno questo è quello che ho capito io dalle interviste. E nel non sapere cosa avete fare avete fatto un po' di casino. Guarda, alla fine siamo sempre un po' come Dean Martin e Jerry Lewis ai tempi d'oro, quindi proprio non ci quagliamo niente. Quando ci siamo rimessi insieme per fare questo disco, uno, cioè Samuel, voleva fare proprio il disco da bagnasciuga, mojito, pareo, così. Io mi sarei invitato... Cosa vuol dire? Dance? Vuol dire dance, però anche un po' preso bene. Ehi, ciao, com'è col mojito in mano, quelle robe lì? Ehi, ciao, anche tu qui, così. Io mi stavo invece già buttando in un vulcano islandese, sperando anche in un po' di magma per... come dire, per Sturm und Drang e quant'altro. I miei amici, per esempio il mio amico Ninja invece era più da strato, da asfalto, più underground, e alla fine insomma abbiamo tirato fuori questo disco, ma è stata una dura lotta. E invece il sapiente Max in tutto questo che ne diceva? Ma io devo dirti che a me i subsonica non mi fanno schifo, quindi anche fare un disco alla subsonica non... abbastanza in sintonia con i gusti di Ninja, che era appena tornato da Klingon, dove si ascolta della dubstep da paura. Però tendenzialmente... dove è Klingon? B, che cos'è la dubstep? Adesso ci arriviamo, un attimo. È un pianeta dove sono i Klingoniani. Ah, ok, perfetto, bene, perfetto. E dubstep che cosa sarebbe? Tipo per... È una corrente musicale. Corrente musicale, perdona la mia ignoranza, ma sono l'uomo della strada. Puoi fargli sentire come fa la dubstep? Esatto, che fa però per un batterista è un po' avvilente come roba, no? In realtà no, perché tu trattieni tutto il groove in modo che sia il più efficace possibile. Hai capito? E la gente va fuori. È la risposta classica. Sì, certo. È quella che usa. Mi richiamo io comunque. Sei grande. Va bene. È difficile fare l'equilibratore, Max. E chi è che fa l'equilibratore? Si dice che tu sia un po' il fratello maggiore di loro, anche se per pochi mesi. No, è vero che quando ci siamo trovati ognuno aveva un'idea molto chiara, peraltro completamente dissimile da quella degli altri, su cosa avrebbe dovuto essere il nuovo album. Apparentemente questa cosa era preoccupante, per me era anche molto stimolante, perché poi infatti se tu prendi la prima traccia di Eden, che si intitola Eden, guarda che fantasia,
ci trovi un pezzo intimista con il busta che accarezza sul pianoforte su una scogliera notturna dell'Islanda. Contemporaneamente è un pezzo il cui video è un video dove tutti ballano, quindi è un pezzo dance. Ci sono tutte le complicazioni di struttura, tutta l'area musicale delle cose che possono piacere a me o a Ninja. Insomma, è un po' anche la sintesi di quello di cui stiamo parlando, e non a caso è stato anche l'ultimo pezzo che abbiamo scritto. Ecco, tu hai citato il pezzo che apre il disco. Nicola invece è traumatizzato da ieri, da quando ha ricevuto l'anteprima l'album, dal pezzo che chiude il disco, perché il vero DJ non si ferma quando il disco finisce. No, poi ho visto, ma sta lì, aspetta. Ho visto 13 minuti e te, ecco, c'è la gamba. Qua sotto c'è qualcosa. Vado avanti. E allora siamo avanti. Arrivati fino in fondo, che stamattina è fino alla Ghost Track, che messa dritta suona così. Molto spaventata. La bambina era in malateria? No, ma la bambina stava dormendo, ero solo, luce fioca. Siada a sera. Sì, no, paura. Sentite. Paura. Quindi questa è la Ghost Track che sta in fondo al disco. Una volta incisa, registrata e girata al contrario, viene fuori questa roba qua. Sentite, adesso si è preso. Che se ti sei fatto questo spatti. Arrivando fin qua e trovando questa voce al contrario. E poi l'hai tagliata e ne hai fatto un MP3 al revés. Per sentire se parlavamo di demoni o sei proprio uno scemo di guerra. Io vorrei porre l'attenzione sul termine scemo di guerra, che francamente non sentivo da tanto tempo. Questa è roba di scuole medie. Sì, scemo di guerra in tempo di pace. Scemo di guerra in tempo di pace. Si conferma Torino, città demoniaca comunque. Esatto. C'è questa voce sotterranea che parla di Subsonica come un gruppo demoniaco che mette messaggi satanici all'interno dei loro testi. Sincromisticismo, stiamo parlando di sincromisticismo. Ah, trovai su internet questo sbattone che si era fatto questo tipo su YouTube, dove aveva, come dire, ha raccontato questa teoria per la quale noi, oltre a essere satanisti, eravamo anche premonitori e ci occupavamo della manipolazione delle menti con i nostri testi, quindi il fatto che noi avessimo fatto microchip emozionale perché volevamo effettivamente instillare qualcosa di più profondo. Secondo me è lo stesso che mi raccontavate prima, che ieri sera, leggermente bevuto, teorizzava il complotto secondo il quale il potere vuole affossare Juve e Toro. E sta riuscendo in maniera eccezionale. E io quello credo, purtroppo lo credo. I punti nelle ovviamente diverse nelle diverse serie. Gli stessi punti in questo momento. E così successe, insomma, abbiamo scritto questa traccia velocissima da mettere al contrario, proprio aspettando che qualcuno come te cortesemente la girasse per farci fare due risate. Adesso voglio dire, e lo dico già adesso, se qualcuno compra il disco e tutto, a un certo punto io dico testuali parole, perché ho scritto le lyrics e volevo dirlo, dico cretino. Minchia, raga, non chiudetevi. Cioè, cretino nel senso un po' scherzoso del termine, perché io so già. No, perché so già che arriverà qualcuno che dirà no, scemo di guerra non me lo diceva nessuno. Sì, esatto. E poi mi tocca attaccare. Scemo di guerra a me. Mettiamo la canzone vera dal disco, questa si chiama Il Diluvio. Sei stata l'ondata perfetta per infrangere contro di me. Ma il dramma sai qual è? Che adesso con internet qualunque cretino può avere voce. E per cui qualunque cosa è interpretabile, opinabile, impugnabile. Quindi se... E poi sai, con gli incontri alle FNAC in corso in questi giorni abbiamo anche quelli faccia a faccia. Pensa noi che siamo in diretta tutti i giorni e riceviamo 1000-1500 sms o mail, no? Nel mucchio sai quanti ce ne sono che ti fanno, diciamo, verbalmente il dito? Se stai lì a guardare impazzisci. Io non li guardo mai. Tu sai che ancora quella roba io non la digerisco. Lo so. Tu vai su una bacheca e tipo Subsonica merda, appunto. È meno una roba che mi spiace. Ma sì, ci rimango male. Perché? Se non ti piacciono vai via, cazzo, no? Amiche, le verrà abituato. Però è normale, È un modo infantile. Esatto, prendere l'attenzione, esatto. Sì. Perché finché articoli il pensiero, dici, guarda, non mi piace perché Subsonica merda. Dove? Su internet? Io. Dopo? Pensa cosa dicono. Vediamo quella con il dovere di commentare. Sì, la roba che mi ha detto Rocco Tanica. Il dovere di commentare, non il dire. Sì, senti il dovere di.
Senti, invece ci siamo visti lì a Leoncavallo, poi è andata benissimo quella serata, cazzo. Bella, bella, bella. Com'è andata da amici? Voi due siete andati giusto all'università, sì, era bello, era contento. Ci siamo divertiti. Bravi, poi l'ho beccato. Donna Castroneria, tipo ultima parola, ha fatto tutto perfetto, con sepulte eccezionali. Ultima parola della trasmissione, ora semidisti. Semidisti, semidisti, siamo morti all'università. Ultima parola della trasmissione. Secondo me non ci ha dormito due giorni, perché lui è uno che somatizza molto. Si era addolorato. Cosa vorrebbe dire? Semidisti? Semidisti? Sentivo proprio tutto quello che fa male. Quando sbagli il gol proprio a porta vuota, che la tiri fuori. Però si è salvato proprio perché era subito messo. Si è detto, oh, cosa hai detto? Beh, questo è stato eccezionale. E poi l'ho beccato la sera in giro per Torino. Senti, abbiamo capito il locale. Classica discussione con il boccalino. Tu sei bravo. Cosa, ubriaco? Attenzione, castagnare. A me c'è, devo fare una cosa. Allora, tu sei un ragazzo del correttivo. Secondo te ho fatto una cazzata comprando queste scarpe qua? Digli di sì, dai. Ah, quelle di Lorenzo. Sì, si vede, vero, che quello con sono un ragazzo di stile. No, ma secondo te? Quelli lì sono per camminare, sono fare in piedi. No, c'è gente che ci corre. Sai perché l'ha presa? Perché tu sei più alto. No. Tu sei più alto. Perché per stare in piedi non vanno bene. Tu dici che non vanno bene. Secondo il mio fisioterapista sono un super pack. Ma super pack nel senso che non servono cazzo, non fanno danno. Alla lunga fanno danno. Addirittura. Però su le telecamere io posso dire che in Inghilterra ce li hanno tutti, a Londra è pieno zeppo, non è un anno fa, due anni fa, adesso vado via veramente addolorato. Non mi toccare, però non mi toccare. È una teoria del suo fisioterapista, è una voce contro un milione. Infatti ero curioso di venire oggi, sicuramente per correre quello te lo posso dire anch'io. Allora, perché lui ci tiene alla mia salute. Esatto. Perché comunque... Cioè, mixato molto all'inglese, capito? Con la voce molto dentro. È detto. Ma è colpa dello studio Andromeda, questo era la vostra intenzione? No, il mixaggio in realtà... L'avete fatto in Inghilterra? La masterizzazione. La masterizzazione. Il mixaggio l'abbiamo fatto qui a Milano. Ah, da Mauro Pagani, sì. Da Mauro Pagani, mixato da Celeste Frigo. E diciamo che questa musica qui nasce un po' nelle dancehall. Posso dire dancehall? Bisogna dare la spiegazione. No, ma dancehall ci sto dentro anche io. La stanza dove si balla. Deve stare da ballo, diciamo noi antichi, sì. E comunque il mix tende un po' a, così, a privilegiare il groove, la batteria. Sì. Insomma, abbiamo mantenuto... Poi sai, io sono un cantante timido, quindi preferisco stare. Sì. Cantante timido, ho letto che tu canti mentre corri sul tapirulane. Questa cosa, sai, siccome la parola corre... È una cazzata ghiacciante. È una cazzata. Adesso i miei amici, soprattutto Busta, che si sente in difetto, perché non ha ancora iniziato a... Preparazione atletica per la tournée. C'era effettivamente il tapirulano. Samuel, dove posso posare la giacca? Buttarla lì, era già piena di roba sopra. Ma sai perché? Qual è il... Perché se tu vuoi allenarti bene a 130 battiti per minuto il cuore, devi riuscire a cantare mentre corri. Esatto. Esattamente. Ma questo è quello che dice nell'intervista. Esatto. Io pensavo che fosse anche vero. No, è vero, è vero. Assolutamente. Ho messo di dire che il tapirulano è fermo. E vabbè, perché quando invito i miei amici, ovviamente li faccio trovare sul tapirulano, giusto? Deficiente. Però è difficile cantare, diciamo, quando si è super eccitati. Io mi ricordo Mick Jagger, che era uno che cantava nonostante corresse avanti e indietro per il palco, e continua a farlo adesso che ha quasi 70 anni. Ma io difatti volevo arrivare a quel punto lì. Mi sto allenando, non ce la faccio ancora. Ma Mick Jagger se le ricorda le parole dei pezzi? l'ultima volta che l'ho visto, sì, ma era qualche anno fa. In realtà adesso scherziamo, ma io lo faccio proprio per questo motivo qua. Perché vorrei spiegare una volta per tutte. Si apre la parentesi casa romana. Dirtelo che ci saresti se vorresti. Esatto, è capitato più volte, ma questo non dipende da una mia dimenticanza, ma dipende dal fatto che se tu non sei allenato perdi lucidità mentale. E la prima cosa che perdi è la connessione con quello che stai facendo. Certo. Dopodiché anche i testi sono un po' complicati, insomma. Esatto, perché noi non ci diamo una mano. Però ciò che voglio dire, li provi, i movimenti, cioè sai quando ti puoi permettere di correre perché per 30 secondi lì non si canta,
sì. E poi sai che magari fai in tempo a recuperare, cioè ci sono delle piccole... Quelle cose sì, le metti eh? Appunto, diciamo, ah. durante il tour. Ah, okay. le prime date, l'ultima data più o meno. No, però se dipende da come fai le prove, se durante le prove riesci già un po' a idealizzare quello che poi succederà sul palco. Possiamo anche dirla tutta che il movimento, quello preferito di Samuel, quando si dimentica un testo, adesso qui si vede anche un po' televisivamente, ma radiofonicamente parlando, è muovere il cavo del microfono. Quindi mi dimentico la parola, quindi non so che cosa dire, muovo il cavo del microfono così. La gente attenta dice, mica poverino. Quelli sono trucchi del mestiere, non so. Ma voi vi sgamate fra di voi sul palco quando uno fa una cosa come questa? Sì. E a quel punto chi guarda chi? Cioè, fra di voi c'è lo sguardo in genere, complice. Guarda, solitamente se siamo di buon umore ci mettiamo a ridere. Ci mettiamo a ridere neanche tanto velatamente. Cioè, che quindi se l'errore è stato minimo se ne accorgono tutti. Esatto, si viene ingigantito. Sì. E i microfoni sono sempre fasciati con nastro adesivo? Sì. Sì. Quanti sono? Ma per adesso siamo arrivati, sono ritornato a due. C'è due. Stato un piccolo okay. periodo in cui ne avevo tre. Ma tutti e due funzionano o uno solo? No, funzionano tutti e due. Tutti e due aperti, non è che uno di backup all'altro, perché per esempio a me colpiscono sempre i telegiornali francesi, non so se vi capita di vederli, che hanno sempre due spillette, una di qua e una di là, e non so mai se una è di riserva o sono aperti in contemporanea. Quando ti girano. Per il telegiornale in stereo. E invece una è per i dub, che col telegiornale suonava. E Booster, le dub news, molle. Ci sarà il mollone, io okay. volevo portarmi per questo mood romantico che volevo il pianoforte sul palco, il mezzacoda col frac, i miei amici non me l'hanno concesso, non mi hanno concesso neanche i fuochi artificiali, neanche un po' di benzina per dare... Anche mi hanno castrato. Che costa adesso, mi hanno, peraltro, mi hanno castrato, però ci saranno delle novità interessanti. Vediamo invece in tema di novità alle cose più importanti. Per esempio Max che è diventato papà. Oh. È vero che non l'avete fatto a Sanremo perché la bambina era in rampa di lancio, insomma stava arrivando? È vero che ne stavamo discutendo e diciamo che l'argomento ha chiuso un po' la discussione. Io voglio anche ringraziare i miei amici perché è stata una bella prova di amicizia, tutto sommato. Quando è nata? Proprio pochi giorni dopo il festival o durante? Alla fine è nata con un po' di ritardo il 18, però diciamo, la cicogna era prevista proprio durante i giorni del Pensa festival. Che precisione, Max, pur di non andare al festival di Sanremo, 9 mesi fa si è dato da fare esatto, calcolando che potesse esatto. essere questa quella la data. Non era ancora nata e già gli ha salvato la vita. Esatto. C'è già un bel senso di colpa di stampa pronta che l'aspetta per appena incomincia a fare casino. Pensa che io per te non sono... Le mie stanno bene, stanno bene. Quanti anni hanno nel frattempo? Ormai 2 e mezzo e 3 e mezzo, che croce. Tutte femmine, chi è che... Tutte femmine. Io un maschio, Gabriele, una sorta di demolitore infuriato di qualunque progetto. Quanti anni hai? 6 anni. E poi ne hai anche uno più piccolo? No, una bimba più grande che ne ha 8, che invece è un angioletto. Okay. Quindi resistono soltanto Vicio e Samu? No, io ho loro 4, li ho adottati esatto. tanti anni fa. No, volevamo fare un figlio io e lui assieme, però, ma non siamo esatto. riusciti. Mettiamo un'altra canzone dal disco. Questa è curiosa perché in questa canzone ci sono anche i Righeira che fanno un'apparizione in quanto torinesi, credo, no? Anche se loro da parecchio tempo abitano da un'altra parte, a meno che non siano tornati in città di recente. No, Johnson continua a stare a Torino, Michael sinceramente a Treviso, non lo so. È in Veneto, mi ricordo dove stava, sì. Comunque la ragione è quella, perché per anni ci siamo frequentati, conosciuti, durante le serate soprattutto. Loro sono un po' un'icona della musica dance leggera degli anni Ottanta, è per questo che li avete voluti. Ma è nata proprio, come diceva Max, in maniera molto istintiva. È stato un po' come fare il pezzo con l'amico del bar. Che tu sei lì, prendi il caffè tutti i giorni, ma non sai, cioè non ti rendi conto che questo ha scalato tutte le classifiche degli anni Ottanta. E loro magari non pensavano al fatto che noi avessimo dovuto fare un disco, beh, successivamente una tournée. E quindi... Quindi ve li portate in tournée? Ma io spero, io non vedo loro, io guarda, attendo il momento in cui la prima volta mi giro e li vedrò salire sul palco. Beh, abbiamo già portato i Crisma noi in tour. Quella è stata una bella. Fatto la scuola di guerra. Allora, modo delle avanguardie, ancora delle avanguardie. Loro ci hanno veramente insegnato ad essere punk. Sì. Ma seriamente. Ma sì. Sentiamo la funzione subsonica a Radio DJ. Crisma e Righeira assieme. Metti quel nostro di Righeira che ci avevano fatto per noi. Quello che fa ridere. Provamos. Ecco, loro sono quei fenomeni che mi fanno anche un po' paura, no? Cioè, come succede che per qualche anno uno c'ha una magia e fa delle robe pazzesche e poi non succede più niente, no? È anche bello perché l'arte, se vogliamo, è giusto che sia così, non è una roba che si può programmare.
Però è curioso. Però loro erano in un periodo in cui non era. Oggi chi fa musica lo vive più come un lavoro continuo, una cosa. Sì. Loro erano proprio rockstar. Cioè loro. Dopo il terzo disco che hanno spaccato, feste, alberghi. C'è questo documentario, un documentario che è uscito 2 anni fa, che si trova su YouTube, si chiama Tanze Nette di Gheira. Davvero? Girato da un giovane torinese. È bello perché c'è tutta la storia luci e ombre, no? Anche le ombre raccontava Johnson, sa raccontare molto bene. È intensissimo sia per quanto riguarda il periodo del successo, che noi l'abbiamo vissuto in Italia, ma per esempio non sapevo quanto fosse successo planetario, quindi c'è quella storia raccontata. Poi tutta la parte finale con tutte le derive dell'ultimo periodo, poi quando si rimettono a fare le cose insieme, è carino, ve lo consiglio. Infatti anche uno dei motivi, noi ce lo siamo portati, abbiamo questo DVD del tour dell'Eclissi e in furgone ce lo siamo guardati un paio di volte, quindi anche lì è nata forse la voglia di, diciamo, la decisione definitiva che avremmo fatto qualche cosa insieme. Poi Johnson scelse il nostro primo singolo, quando aveva fatto il demo, aveva 5 io non mi ricordo mai, Michael è quello più basso, Michael è il basso, Johnson è quello più grosso. Istantanee, che era il primo singolo, l'aveva scelto Johnson, era venuto in studio, ah sentiamo questa roba nuova, questo è figo, che vuoi essere? Poi come Johnson aveva la prima fanzine punk torinese fino agli anni 70, comunque è una storia che non nasce neanche per caso. No, loro erano figli della New Wave, no? Comunque una base anche intellettuale e artistica ce l'avevano. Poi sono arrivati famosi con delle cose. Che poi a parte Vamos alla Playa, cosa avevano fatto? No, Tengo di Nero. Nero, innamoratissimo. L'estate sta finendo. Innamoratissimo. Bello perché era uscito all'inizio. All'inizio dell'estate. Ma Vamos alla Playa era un pezzo triste. Infatti in questo documentario ne parla. C'era un pezzo to in minore, adesso poi invece... Ma loro suonavano nella cantina dove c'era tutta la New Wave, il mio primo gruppo New Wave torinese. Però se così carte d'uovo, due piani sottoterra, tutti che fumavano. Quando tornava a casa mia madre voleva incendiare. Devo dire che la New Wave aveva molto colpito Torino, eh? Cioè c'era molta... anche questa parte un po' divertente, Ibiza così. Torino era una città molto reattiva. Sensazione semplice, la variabile non c'è. Tu mi ascolti, poi ti offrirai. Erano in Subsonica con i Righeira, la canzone si chiama La Funzione. Stavo pensando che per molti ascoltatori giovani, per esempio quelli che twitterano, che twittano, sì, o che facebookano, sì. Magari neanche sanno chi siano i Righeira. Cioè alla fine certo, sono un'icona essere. Di un certo periodo, che però comincia a essere un filo avanti nel tempo, cioè un po' indietro anzi. Sì. Cioè i Righeira sono quelli di... Vamos alla Playa. Sì, o di molte altre canzoni tipo... Era un pensierino che ci avevano rivolto tanto tempo fa, insomma. Oh, ti ha fatta tutta giusta. Il ritornello si appiccica in testa. Sì, sì. È vero che hai preso il brevetto di volo? È vero, è tutto ma vero. Lo usi anche? Lo uso anche. Che macchine anche. Puoi portare, come si dice? Allora, attualmente posso portare monomotore fino a 100.000 persone. Posso portare tutti quelli che voglio, in realtà tra un mese conto di prendere l'abilitazione al bimotore. Caspita. E devi volare o mi sembra una volta, due volte all'anno? Devi fare un numero di ore ogni anno per mantenerlo. Un po' di più, se non una volta all'anno cadi. No, per mantenerlo, mi dico, perché se no, se tu lo fai, no, facendo tutti gli esami, e poi non vai mai più, scade brevetto. Scade a fine anno. Ma sei socio di un aeroclub, perché si fa così di solito, ma per fare un certo numero di aerei. Sì. Questo è che è la scuola di volo 001 del Regno, che è proprio l'FTO, che si chiama Air Vergiate, che sta dove peraltro Italo Balbo cominciò la traversata, quindi ha una valenza storica. Bene. Come mai questa scelta? Chi ti ha indirizzato? Era una tua curiosità oppure? Non ho volato per 3 anni perché c'avevo paurissima. Poi a un certo punto ho incontrato un amico che faceva il pilota, allora ho preso un po' il toro per le corna, come si suol dire, ho fatto che prendermi direttamente il brevetto. Il tifoso del toro che prende il toro per le corna, è un po' la morte sua. Però devo dirvi, amici, che è molto zen, perché è come fare arti marziali senza la parte delle mazzate. Perché quando sei comunque nel cockpit devi avere una certa disciplina, oltre a sapere che con l'abitacolo, è sempre non den sol, è sempre della fase giusto. Quella. Giusto. E devi comunque avere disciplina, quindi non ti tiri le mazzate, però è molto disciplinante per uno che fa una vita sregolata come me. Vi do una buona notizia, anche se è abbastanza prevedibile, in questo momento il vostro disco, che è uscito da poche ore, è già al primo posto su iTunes. Così, prima che me lo dica il discografico,
ve lo dicono gli ascoltatori. Anna, ascoltatrice di Pordenone, dice: sono al sesto mese di gravidanza, mi consigliate di venirvi a vedere o i bassi possono essere pericolosi? Io suggerirei magari di passare a sto giro, perché di bassi ne abbiamo tanti. Non uso il distorsore, dai, se vuoi, va bene. Soltanto per Pordenone. Solo per Pordenone. Tanto ci hanno comunicato che nel tour che sta per partire useremo l'impianto audio migliore del mondo. Che non è così, mai proprio, la marca. Ah, fa schifo. La marca. Sembra di stare tipo a scuola nel cortile, sai, allora l'intervallo. Oh, mica ragazzi, momento dell'impianto uno. Chi l'ha usato prima? I più bravi di tutti. I più bravi di tutti. L'hanno esatto. Ma quando è iniziata la tournée? Quando è? Il 31 di marzo da Pordenone, il primo giro che ricordo perfettamente, 31 Pordenone, 1 Verona e 2 Genova, dopodiché mi perdo, però in mezzo c'è Milano, Torino. Milano il 12. Milano, 12 aprile. 12-13, due date. 12-13 e finiamo il 16 questa prima parte, dopodiché effettivamente tocchiamo il sud solamente a Napoli e Bari, ma quest'estate contiamo di farla molto più lunga. Una domanda importantissima. Vai. Dormite dove suonate o andate già nella città successiva? Sai, sono cose importanti. Dipende da quanto dista quella successiva. Noi dormiremo nel luogo in cui abbiamo suonato e i nostri tecnici invece partiranno di notte alla volta. Perché c'è meno traffico di notte. Sì, questo è vero, questo è vero. Però tu mi insegni. Se per caso tu hai socializzato con qualcuno, quindi quelli sposati partono, quelli liberi possono fermarsi, funziona così. Bene. Com'è in Giappone invece? È vero che avete un fan club giapponese? Quando siamo andati a suonare in Giappone abbiamo scoperto questa cosa, che alcune studentesse, in particolar modo una, Yuki Ito, come si chiama di cognome? Yuki Ito. Studentessa di italiano, aveva aperto un fan club in giapponese, tutto scritto in giapponese, quindi noi non possiamo verificare se parli bene o male di noi, ma... E c'era molto pubblico al concerto? C'era molto pubblico, perché altro c'erano le ragazze che facevano da hostess in una convention nella quale siamo stati buttati appena arrivati dopo 14 ore di volo. Queste hostess con tanto di tailleur eccetera eccetera che, come hanno visto Samuel Booster, hanno cominciato a fare dei gridolini abbastanza curiosi. Abbiamo scoperto che, in quanto studentesse di italiano, conoscevano attraverso le web radio e subsonica eccetera eccetera eccetera. Quindi, ma è vero l'episodio delle mani in alto che sono rimaste in alto? Assolutamente sì, cioè? tutto vero è che loro sono molto educati, quindi praticamente io ogni tanto ho il vizio di dire mani in alto per una rapina. Sulle mani, everybody hands up, esatto, cercherò di togliere il prima possibile, e quindi niente, il problema è che poi giù le mani, finito il pezzo questi continuano ad avere le mani alzate. È partito un ordine, noi quindi ci guardiamo, diciamo, si vede che qua si usa così. Capito che cortesia eccezionale, fantastico, voglio andare in Giappone. È sempre la nazione che ha inventato il kamikaze, sì, voglio dire, quindi uno che una volta ha avuto un ordine va fino in fondo. Esatto. Well, Eden, il disco nuovo nonché il sesto di Subsonica che erano con noi questa mattina, grazie, bravi, complimenti, un gran bel disco. Ciao, grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao. DJ, chiama Italia. E tanto non ci si sbaglia. Ascoltando DJ, chiama Italia. La trasmissione DJ, chiama Italia. Graphic Design Worlds, una grande mostra sui mondi della grafica internazionale. E ancora, installazioni inedite, un volume con 500 pagine di pensieri, un blog, un sito e incontri speciali con gli autori. Dal 26 gennaio al 27 marzo, alla Triennale di Milano. Info triennaledesignmuseum.it. Rock DJ presenta Speciale Subsonica. In occasione dell'uscita del nuovo disco, Rock DJ vi porta alla scoperta del dietro le quinte dei videoclip dei Subsonica, tra ballerini stralunati e atmosfere da cinema horror. Non perderti lo speciale Subsonica, domenica 13 marzo, alle 20, solo su DJ TV.